Approda in giunta comunale a Pescara il nuovo piano urbano del traffico cittadino. Il documento, atteso da 5 anni, ha superato anche la valutazione ambientale strategica. Dopo l'approvazione da parte dell'esecutivo comunale, ha sottolineato l'assessore Marco Presutti, solo il tempo per recepire eventuali osservazioni da parte dei cittadini e subito dopo lo strumento entrerà in vigore. È stato fatto da parte di alcune società nazionali specializzate uno studio sulla realtà del traffico pescarese e al termine di questo studio si sono appunto elaborate le soluzioni che ci sono proposte. Secondo delle linee guida, che sono linee guida che ormai si portano avanti nelle città europee ma anche in Italia, cioè favorire la mobilità pubblica rispetto a quella privata, la mobilità dolce, cioè i pedoni, le piste ciclabili, cioè tutto ciò che rende la città più vivibile senza ovviamente impedire naturalmente, ma insomma rendendo più componibile tutti i sistemi di mobilità che nella città esistano. Il piano, un documento di circa 200 pagine, prevede nuovi sensi unici in centro, parcheggi di scambio e corsie preferenziali per gli autobus. L'assessore alla mobilità Marco Presutti si appresta a portarlo in giunta per il via libera definitivo. Per migliorare la viabilità saranno istituiti dei nuovi sensi unici, ha ricordato ancora l'assessore. Si parte da via Colle Innamorati, una delle strade più importanti del quartiere di Pescara Colli. Il tratto compreso tra via Conte e Genuino e l'intersezione con via di Sotto, si legge nel documento, presenta una sezione trasversale variabile e non sempre idonea a consentire il doppio senso di circolazione. Inoltre, in quasi tutto il tratto di 2 chilometri non risultano presenti marciapiedi e stalli per la sosta. Detto questo, tuttavia, domani non accade nulla, nel senso che questo piano viene adottato dalla Giunta. Poi c'è la fase delle osservazioni dei cittadini che potranno dire la loro rispetto alla soluzione prevista e quindi poi ci dovrà essere l'adozione in consiglio comunale. Solo al seguito di questo ci saranno i provvedimenti attuativi del piano, ma quindi come vedete è un percorso che permette tutta la possibilità a ognuno di esprimersi, che nasce soprattutto non dalla volontà dell'assessore di turno che si alza la mattina e dice invertiamo questo senso di marcia, nasce da uno studio con una proposta scientifica di soluzione e poi insomma speriamo che ci sia il gradimento della città e soprattutto che tutto questo possa migliorare il nostro modo di vivere Pescara.